Buongiorno, allora oggi video sospensione. C'è stato qualcuno, allora ogni tanto qualcuno scrive, io non le chiamo neanche cattiverie, però insomma io sono anche contento perché se qualcuno scrive qualcosa nei commenti, nei video che faccio, vuol dire che li ha guardati. Quindi c'è stato qualcuno che mi è venuto a dire che io sono pagato dalle aziende per poter promuovere i prodotti. No, io tratto Vespa e tengo i prodotti, tutti i prodotti della Vespa che sono disponibili nel mercato. Quindi nel caso delle elaborazioni, Polini, Pinasco, Malossi, DR. Altre piccole marche non le trattiamo perché sono prodotti un po' più di nicchia, ma quelli più commerciali noi li abbiamo. In particolare, io oggi voglio fare un video che mi è venuto in mente questa mattina ed è riguardo il nuovo ammortizzatore che ha fatto la Malossi per la Vespa PX. Perché questo ammortizzatore non mi convince del tutto. E vi faccio vedere perché. C'ha delle cose buone e delle cose meno buone. Io adesso ve le faccio vedere. E non sono pagato da Malossi per queste cose qua. Quindi io ho piacere presentare ogni prodotto che vendo, lo provo nel limite delle mie possibilità, proprio anche perché delle volte quando lo dai via ti chiamano, il cliente ti chiama, ti chiede delle informazioni e tu devi essere pronto, devi saper rispondere, devi sapere cosa hai venduto. Questi siamo noi, questo è il negozio, questo è Emporio dello Scooter, questo sono io. Vediamo allora la sospensione nuova di Malossi posteriore per le Vespe tipo la PX, GT, GTR, TS, Sprint Veloce, Vespa 50 e T3, non la pick-up e non le Vespe quelle anni 60 fino al 62-63 che si può montare questo con un distanziale che adesso vi faccio vedere. Se vuoi rimanere aggiornato su nuovi contenuti e soprattutto vuoi supportarci, iscriviti gratuitamente al nostro canale. Eccola qui, questo è un ammortizzatore Paioli, diciamo che Malossi ha sempre ragionato con Paioli, ha sempre utilizzato Paioli per le sospensioni, sono sospensioni top di gamma. È un valido prodottino al momento nel mercato di sospensioni al di sopra, sospensioni un pochino più dell'originale, c'erano le carbone con le 5 regolazioni, altrimenti dovevi cadere su Bitubo, che Bitubo aveva fatto un ammortizzatore, quello con la vaschetta esterna, e successivamente ne aveva fatto uno con la vaschetta interna dove l'ammortizzatore diventava un po' più economico. La fascia di prezzo era dai 40 euro di un ammortizzatore standard ai 65,70 euro di quello regolabile, poi sali a circa 110 ad esempio del Pinasco. Questo qui si pone tra il Pinasco e gli originali, quindi hanno fatto un prodottino anche con un prezzo valido per il tipo di veicoli che stiamo guidando. Io prima vi ho detto, devo dirvi cosa mi piace e cosa non mi piace. Non mi piace, non c'è niente di questo ammortizzatore, sono tutte cose pro. Malossi ha fatto due ammortizzatori nell'ultimo anno. Questo è quello che mi piace. Quello che non mi piace è quell'altro, più costoso, dove è l'ammortizzatore creato per la Vespa, ma non dal vespista. Dico questo perché ci sono in commercio anche ISS, ha fatto degli ammortizzatori che io chiamo ammortizzatori non fatti dal vespista. Perché? Perché se tu la regolazione me la vai a mettere qui, tu come fai ad andare a regolarlo? Cioè, non ce la fai, mentre la regolazione deve essere fatta sotto qui. Qui vediamo la regolazione con la ghiera, regolazione praticamente millimetrica, bulloni M10, che consiglio, qualora voi avete l'originale da M9, di con il trapano fare un foro, portarlo a 10 e mettere un bel dado, una bella vite in M10 autobloccante. L'ammortizzatore viene fornito con due prolunghette di varie misure e anche la filettatura diversa, quindi questa potete montarla
anche su quelle vespe che dicevo prima, quelle più vecchie, nel senso che si è andata a mettere questo e vi aggiustate con l'altezza, perché alla fine l'ammortizzatore che veniva montato, non so, sul VNA1, VNB1, VNB2 era praticamente lo stesso tipo di ammortizzatore, solo che cambiava l'altezza, perché uno andava montato con tampone e prolunga e l'altro senza. Qui ci montate il tampone, ci montate la prolunga e ci montate l'ammortizzatore. Ecco, la chiave di regolazione non c'è, quindi se avete bisogno io ho qui qualcosa, però ecco, la cosa che non mi piace di Melossi è la chiave di regolazione che manca. Come facciamo a regolarlo? Vabbè dai, se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Se avete bisogno di prodotti per la vostra Vespa, contattatemi, io sicuramente ho la soluzione per voi. Un saluto a tutti!